Bella raga dal vostro Zcastle! Allora, un video un po' particolare quello di oggi perché voglio parlarvi di Loki. Sì, è vero, è già stato pubblicato l'articolo con tutti quanti gli easter egg legati al primo episodio, poi c'è stato anche il video di Giacomo, però è esplosa una questione molto interessante. Proprio ieri sera, durante la prima puntata di Phase 4, il nostro format legato appunto al Marvel Cinematic Universe e in questo caso proprio a Loki, un commento di un utente di Simone di Waste of Time ha acceso una cosa di cui io avevo solo intravisto qualcosina sugli articoli dei siti americani e ne abbiamo un attimino parlato con i miei ospiti, che sono stati Marco Lupoi, il direttore di Panini, e Marco Rizzo, editor e fumettista sempre per Panini. Ovvero che nel primo episodio di Loki, ad un certo punto, esattamente più o meno al 30° minuto, quando Loki diciamo ritorna, scappa, fugge in qualche maniera con il dispositivo, quello per il controllo temporale, e comincia a girovagare per la sede della TVA, a un certo punto si apre uno dei portali tipici degli agenti della Time Variance Authority, ne escono un soldato e una donna all'apparenza, insomma, abbastanza normale, diciamo, non c'è qualche caratteristica particolare, se non la si va a vedere un po' da vicino, si fa un fermo immagine, una scena veramente rapidissima, e si nota che l'acconciatura della donna, il vestito della donna in questione, forse anche un po' il portamento, ricordano tantissimo Peggy Carter. Questa cosa ha generato veramente un piccolo boom nel mondo del web, perché tutti quanti hanno cominciato a dire: ma come? Ma c'è Peggy Carter? Ma che cavolo è successo? Anche perché una delle domande più importanti che ci siamo posti ieri durante Phase 4, è una domanda anche abbastanza interessante, è quella: ma Loki, mentre viene processato da Ramona Renslayer, si difende dicendo: guardate ragazzi, che non sono io quello che ha alterato la linea temporale, sono stati gli Avengers, dovete prendervela con loro, non con me. Le azioni degli Avengers erano predeterminate. A posto, chiuso, paraculati, no problem. Però la domanda rimane, perché Captain America, Steve Rogers, a un certo punto, quando torna indietro per sistemare i problemi della linea temporale, ok, decide invece autonomamente di passare la propria vita con Peggy. E quindi di fatto generando quella che a tutti gli effetti sembrerebbe una deviazione dal percorso della sacra linea temporale. E ieri ci siamo appunto chiesti: ma perché Steve Rogers non è stato punito per questo dalla TVA? Non c'è stato un intervento della TVA? Questa cosa capita veramente, entra in gamba tesa, capita veramente a fagiolo, perché effettivamente si vede proprio una figura che sembrerebbe essere assolutamente coerente con quella di Peggy Carter. Peraltro indossa un vestito, una camicia più probabilmente, che sono veramente simili per fattura, per forma e colore a quella che indossa già, mi pare, nel secondo e terzo episodio della serie a lei dedicata. Ebbene, questa cosa sarebbe abbastanza particolare, cioè se la sarebbero presa con Peggy Carter e non con Steve Rogers, anche perché ha voglia di avere il manganello temporale. Provaci tu a prendere e ad arrestare Captain America. Adesso puoi essere addestrato quanto vuoi, ma mo so cazzi. E un'altra cosa poi interessante anche da notare, perché noi sappiamo benissimo che tra un po', agosto, arriverà anche la serie animata What If, con tutte queste versioni alternative, appunto questi What If delle grandi storie Marvel. E noi sappiamo esattamente uno degli episodi sarà, appunto, vedrà come protagonista proprio Peggy Carter, in una versione alternativa in cui sarà lei ad indossare la bandiera e non Steve Rogers. Questo proprio tipico, come è sempre stata la linea editoriale What If di Marvel. E quindi questo potrebbe essere semplicemente un suggerimento per anticipare questa serie, appunto What If, così farci un po' capire e intuire la cosa, anche perché avrebbe poco senso al punto attuale arrestare Peggy Carter per una cosa del genere, peraltro su una decisione di Steve Rogers. Potrebbe essere simile alla presenza dello Skrull all'inizio nella reception della TVA,
che potrebbe essere semplicemente un segnale per dire: oh, ricordatevi che tra un po' arriva Secret Invasion. Quindi c'è questo frame, ve lo facciamo vedere, non posso dire che sia realmente collegato a qualcosa, però è sicuramente un altro elemento molto curioso. È emerso ieri sera in diretta, quindi ne ho approfittato subito un video, così intanto avete anche questa curiosità qua. Sicuramente i segnali ci sono, cioè una potenziale deviazione della linea temporale potrebbe esserci stata, che ne dicano sceneggiatori, registi, eccetera, anche perché poi lì credo che siamo nell'ambito più delle opinioni personali che non delle reali considerazioni stile comunicato stampa. Però si vede appunto questo personaggio in ira accompagnato. Tra l'altro sembra proprio indossare il collarino tipico della TVA, ok? Anche se ha un portamento quando cammina, perché i pochi frame che si vedono, che non dà l'idea di una che sia proprio tanto tanto prigioniera, cioè mi sembra un portamento abbastanza fiero, abbastanza anche deciso. Avrà un futuro questa cosa? Chi lo sa? La teoria più probabile è che comunque alla fine di Loki ci sia un'esplosione di questa sacra linea temporale che darà origine a tutta una serie di universi paralleli, tanto da giustificare Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e anche sicuramente What If stesso, che proprio vive di queste linee temporali alternative. Quindi niente ragazzi, dateci un'occhiata, fateci sapere cosa ne pensate, perché è una teoria molto carina, molto accattivante e fa parte un po' di quel gioco che abbiamo iniziato a fare, no? Con WandaVision, poi con The Falcon and the Winter Soldier e adesso faremo anche con Loki, di varie teorie che tutto sommato ci fa divertire, ma che poi siano corrette o non corrette, ma chi se ne frega? L'importante è che ci accorgiamo di queste piccole cose e ci divertiamo a giocarci sopra, esattamente come si divertono gli sceneggiatori, i creatori a giocare su tutte le varie cose. Mefisto compreso. Dai, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, eventualmente lasciate un bel like, una condivisione, eccetera. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!